Amiche e amici, qui Oksana Fedi che vi parla. Oggi vorrei condividere con voi una bellissima storia d'amore, una storia, una fiaba angelica, un amore che è nato tra una divinità celeste e un vagabondo Andrea. Questo film stranamente non si trova in Italia. Ho fatto una enorme fatica a trovare, forse è rimasto ancora da Amazon Prime, ma non si trova più nulla su YouTube o su altri canali di distribuzione. Se riuscite a vederlo per intero, veramente vi consiglio vivamente. Ma adesso, frattempo, vi pubblico piccoli pezzettini così potete un attimino capire la trama di questo film e l'insegnamento, quello che viene trasmesso da Luc Besson, che è il regista di questa bellissima storia d'amore. È un branco di venduti! Ma è proprio quando hai preso la decisione giusta, mi dico che arriva i guai. Lei che fa qui? Quello che fa lei? No, signorina, no! Perché sento questo punto? Non ha visto che era già occupato! Abbiamo avuto la stessa idea. Bufona. Molto buffo, quasi mi ammazza dalle risate! E adesso che facciamo? Ho delle cose da sistemare. Posso aiutarla? Un disperato vagabondo pieno di debiti, che viene rincorso da tutti i strozzini che vorrebbero recuperare il suo denaro, decide di tuffarsi dal ponte sul fiume Siena. Insieme a lui, all'improvviso, appare una ragazza che si tuffa anche lei. Per salvarlo, anche Andre si tuffa dal ponte e alla sua sorpresa, man mano che iniziano a conoscerci, scopre che Angela è un angelo reale, un angelo che è venuto dal cielo a insegnargli a superare le proprie difficoltà. C'è miseria dappertutto. E se aiutasse gente in difficoltà qui a Parigi? Gente a cui farebbe bene la sua presenza? Gente come te, diciamo. Infatti, no, no, io sto bene. È vero, tu stai da favola. È per questo che volevi buttarti da un ponte 5 minuti fa, no? Se ti do la mia vita, sapresti che farci? Da una carota a un asino e vedi se sa che farci. Ma certo che saprei cosa farci. Ok, accetto. Allora, sono tua. Mi prendi in giro? No, per niente, trovo sensato quello che hai detto. Hai ragione. Tu sei una buona causa. Eccomi, sono tua. Mi prendi in giro? Ma niente affatto. Intanto andiamo a comprare le sigarette. Tutti e due insieme, io di qua e di là, fianco a fianco? Ma certo, farò tutto quello che mi dici, senza discutere. Lei sicuramente mi sta prendendo per i fondelli. No, mettimi alla prova. Mi baci allora. Ancora? No, 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 basta, le credo. Bene. Chi mi conosce lo sa già, agli angeli ho dedicato tanti video, ho fatto la scuola russa angelica, perciò noi tutti dalla nascita abbiamo due angeli, un angelo custode e angelo mentore. Perciò questi angeli sono sempre con noi e non vedono ora che noi gli chiediamo di aiutarci ad illuminare il nostro percorso, di aiutare a superare le difficoltà. E proprio in questo film viene visto molto bene come Angela aiuta ad Andrea a superare tutte le sue difficoltà, ma la cosa è fondamentale, lo insegna ad amare se stesso. No, se ti interessi a me vuol dire che cominci a interessarti a te stesso. Io non sono interessante. Ma certo che lo sei, sei bello, intelligente. Smettila di prendermi in giro. Ma sì, te lo assicuro, è tutto là dentro, ma sei incapace di vederlo, di farlo uscire. Ci provo, ma non è facile. E invece è facile, vieni. È famosa scena davanti allo specchio. Spero solo che passi i controlli e vi pubblico a pezzettini. È quello che vi avevo detto proprio nel mio ultimo video. Impariamo ad amare se stessi. Mettiamoci ogni mattina, proprio come un esercizio quotidiano, davanti allo specchio. Ci guardiamo e cercheremo di trovare tutte le qualità migliori che abbiamo. Ci dichiariamo all'amore a se stessi e se noi scopriremo l'amore verso di noi, solo così impareremo ad amare gli altri, solo così sconfiggeremo il nostro ego personale. Guarda bene nei tuoi occhi. Che cosa vedi? Un certo garbo. Oh sì, ce n'è molto. E poi? Gli occhi
Non sono male. C'è bellezza, esatto. Sono belle. E poi? Forse anche un po' di dolcezza. Oh sì, molta sì. E c'è amore? Sì. C'è molto amore, sì. Troppo forse. Se è troppo, facciamolo uscire. Dimmi che mi ami. Come? Non mi ami? Sì, perché? Insomma, provo un certo affetto, però può essere anche amicizia. Che... Mi ami o non mi ami? Dal primo giorno. Dal primo istante. Beh, allora dillo. È difficile dirlo. Lo sai perché? No. Perché a te non l'ha mai detto nessuno, vero? È difficile, Marcy, se nessuno ti manda l'immagine. Sì. Ti amo, Andrea. Visto? Hai ricevuto amore. Adesso puoi dare amore anche tu. Forza. Ti amo, Angela. O comunque ti chiami. Hai ragione. Dillo ancora, senza il nome. Ti amo. Bravo. E adesso guardati bene e dillo. Non ci riesco. Sì, che ci riesci. Guarda il tuo corpo, straziato dalla mancanza d'amore, di fiducia. Non vedi che merita che qualcuno si occupi di lui? Allora, non lo rifiutare questo corpo ferito, che ti ha sopportato per tanto tempo, senza mai lamentarsi. Digli quanto è importante. Quanto conta. Dagli ciò che merita. Ti amo, Andrea. Ti amo. Sono fiera di te, Andrea. Gli angeli ci sono. Sono ovunque, ognuno di noi ce li ha i suoi. Perciò questo film è conferma fiabesca di quello che noi non vediamo con i nostri occhi. Queste energie celesti che ci circondano, che ci guidano, che ci aiutano e ci proteggono. Se riuscite a guardare questo film per intero, vi consiglio vivamente, perché a me questo film ha colpito molto e mi ha dato ulteriori conferme che quando noi impareremo ad affrontare le nostre difficoltà anziché scappare, anziché nascondersi nel nostro guscio, ma apriamoci al problema, superiamo tutto, affronteremo le nostre difficoltà facendo questo passaggio, superamento, una prova e anche un'accettazione, e così noi stessi sentiremo meglio e tutti intorno a noi capiranno che abbiamo fatto un passo avanti, un passo verso la nostra crescita personale, verso la nostra consapevolezza aumentata. Che devo fare? Mio Dio! Che devo fare? Potremmo evitare di mischiarla. Spero che questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, un like, condividi con tutti i tuoi amici e parenti, solo così aiutate il mio piccolo canale a crescere e sempre più persone a scoprire questo mondo fantastico, pieno di amore, pieno di mistero, pieno di energie. Vi ringrazio tanto della vostra attenzione e sappiamo molto bene, dove c'è l'attenzione c'è energia. Vi do un grande bacio da vostra Oksana Fedi e al prossimo video.